Stabilimento di Vasto è stato acquisito nel 2020 da Borgnoli e da allora abbiamo fatto una grande crescita sia per quanto riguarda investimenti che anche di occupazione. A maggio di quest'anno abbiamo cambiato anche la turnazione a ciclo continuo per accontentare le richieste dei clienti sempre maggiori. E quindi ad oggi siamo 75 tra diretti, indiretti e somministrati e lavoriamo H24 7 giorni su 7. A Bormioli ha 9 stabilimenti in Europa, tra cui appunto questo di Vasto, e quindi copre tutto il mondo per la distribuzione nel nostro caso di tutte le chiusure. Attento controllo sull'ambiente, anche perché qui siamo in una zona industriale in un'area protetta e quindi tutti i nostri processi vengono controllati con impianti anche di filtrazione per mantenere l'ambiente più corretto e più pulito possibile. Ecco, è un'azienda che negli anni ha incrementato la sua produzione e che non ha risentito particolarmente del periodo Covid. Nel periodo Covid noi abbiamo avuto dei contratti e progetti appunto sul packaging farmaceutico del Covid. Non abbiamo mai chiuso, lo stabilimento ha sempre lavorato. Dopo il Covid c'è stato il discorso della guerra, problemi energetici, ma comunque noi siamo sempre stati aperti, produttivi e cercato di soddisfare tutte le richieste dei clienti. Il piano industriale di Bormioli Farm prevede investimenti qui per lo stabilimento di Vasto. Allora, nei 3 anni Bormioli ha investito 2 milioni e mezzo circa, sia su una camera bianca per quanto riguarda i rubber stopper, quindi il controllo, sistemi di visione, portato linee nuove da gennaio con articoli nuovi, e quindi non solo rubber stopper ma anche pompette e contagocce. Vi sono sempre attività sia dal punto di vista produttivo di miglioramento ma anche ambientale. Quanto è complicata la convivenza di un'area industriale a ridosso di una riserva naturale? Non dico complicato, ma attento. Dobbiamo stare molto attenti, forse qualcosa in più rispetto a un'area industriale lontana dal mare o comunque da ambiente protetto, ma non ritengo che è complicato. Bormioli ci dà tutte le strumentazioni e il supporto affinché possiamo lavorare al meglio possibile. Bormioli punta a far sì che Vasto diventi il polo produttivo del compound e quindi non solo rubber stopper, ma come dicevo altri articoli, quindi sono state portate nuove linee e ormai è un anno che le abbiamo e ci sono anche comunque idee di sviluppo.